Questo video è sponsorizzato da Camfenix Software Shop. Usa il codice ORNET20 per avere uno sconto del 10% su tutti gli acquisti superiori ai 50 euro. Ciao a tutti ragazzi, io sono ORNET e benvenuti in un nuovo gameplay. Prima della pausa estiva avevo pubblicato la prima parte di questo gameplay che avevo giocato all'Open Day del Camfenix Software Dromo. Ed ecco infatti a voi la seconda parte di quella stessa partita. La giocata è molto semplice, si tratta di un dominio a tre bandiere, come molti ne avete visto nel mio canale, con la differenza che l'orario di gioco è più tardo, quindi le partite saranno più verso sera e alcune di questo gameplay saranno addirittura in notturna. Quindi ragazzi vi consiglio di guardare questo gameplay fino alla fine. Detto questo ragazzi vi auguro una buona visione. Blu, esco dalla bandiera, esco dalla bandiera. Bandiera verde. Posto di merda, occhio di là, bravissima. È libero lì dentro? Buono. Ok. Sì? Sì? Tango? Preso! Mi hai salutato? Ok. Io poteva rianimare una volta sola? No, no. Ha rotto il una vita sola. Considerate che dopo ragazzi è tanto di la frasca. Sì, sì. No, vabbè, ma è la frasca. No, fa di dire. Via. Vai. Vai, 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 vabbè. Non c'è un cazzo. Ecco la seconda giocata e come al solito in tutte le giocate notturne taglierò moltissimo per evitare che si veda come adesso il buio più totale. In questa giocata eravamo in difesa e la squadra d'attacco doveva riuscire a portare un VIP dal punto di infiltrazione al punto di esfiltrazione che noi dovevamo difendere. Avevamo massima libertà di movimento ma una sola vita, mentre la squadra d'assalto aveva un medico che poteva curare una volta ogni giocatore. Provo a fare la cazzata. Ha tutta la difesa, le due persone stanno girando da sinistra verso di loro. Occhio blu su blu, passo. In qualche modo sono riuscito ad aggirare completamente l'altra squadra, riuscendo ad infilarmi all'interno della torretta da cui si riesce a vedere gran parte dell'area di gioco. Gli avversari erano letteralmente a 2 metri da me, ma colpirli a casaccio non avrebbe avuto alcun senso perché mi avrebbero scoperto subito. Non sono corretto, occhio.
dovevo aspettare di avere il VIP e il medico contemporaneamente a tiro. Tutti questi che parlano sono avversari. Dal momento che avevo colpito il loro medico, tutti i feriti stavano uscendo dal campo. Qui ora che ho colpito il loro medico, passo. Scusa. Affermativo. Senza il loro medico non mi restava che colpire gli ultimi membri della loro squadra e il VIP. Per non farmi vedere ho scelto di non usare la torcia, ma ovviamente ha reso queste clip non completamente visibili. Credo che la difesa, che l'attacco sia finito, passo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Ringrazio anche Eric del Camp Phoenix per le magnifiche riprese esterne che ha fatto durante le giocate. E noi ci vediamo al prossimo gameplay.